Ok, con questa lezione vogliamo spiegare, semplificare come effettuare l'output formattato di due variabili, acquisire il valore di due variabili, fare la somma e stampare un risultato. Allora, per acquisire due variabili possiamo stampare un messaggio printf, inserisci il primo numero, backslash n fa parte delle sequenze di escape e corrisponde a, vai a capo, scanf percentuale eco virgola e commerciale nome della variabile, stessa operazione per inserire il secondo numero, stesso blocco di istruzioni, e diciamo inserire il secondo numero viene memorizzato nella variabile b. Una terza variabile di nome r serve a contenere il risultato di a più b, e per stampare il risultato con l'output f il risultato è percentuale di backslash n virgola r. Che cosa notiamo qua? Notiamo ok, da notare che in printf quando stampo il risultato, in scanf viene utilizzato un carattere che inizia con percentuale, questo si chiama identificatore di formato. Tabelle degli identificatori di formato in base al tipo della variabile da stampare o da acquisire. Un'altra cosa che notiamo è che in printf basta soltanto il nome di una variabile per stampare il contenuto, invece in scanf il nome della variabile viene preceduto dall'operatore e-commerciale o indirizzo. Questo operatore serve in realtà a permettere alla funzione scanf di accedere nella variabile A e di scrivere il valore che è stato inserito da tastiera in quel posto, nell'etichetta della variabile A. È un esempio di passaggio di parametro per indirizzo scanf e invece un esempio di passaggio di parametro per valore è in printf. Printf stampa solo il valore della variabile e scanf scriverà nella locazione di memoria della variabile, quindi a un indirizzo. Vedremo questo poi in dettaglio quando faremo